Il nuovo treno jet per il trasporto regionale, consegnato da Trenitalia al servizio ferroviario toscano, è pronto a entrare in servizio sulla tratta Lucca-Pisa-Livorno. Il convoglio è stato consegnato alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e del direttore della divisione passeggeri regionale di Trenitalia, Orazio Iacono. Con il nuovo jet diventano 61 i treni della rinnovata flotta regionale, un programma di ammodernamento iniziato nel 2013 che procede ora a ritmo serrato. Abbiamo assunto l'orientamento di andare ad un contratto invece 10 più 5, quindi 15 anni, che comporta la fornitura di ulteriori 750 milioni di treni nuovi. Per la regione il traffico ferroviario regionale resta di centrale importanza anche nel quadro del nodo fiorentino dell'alta velocità, dopo il via libera alla realizzazione del tunnel per i treni ad alta velocità e della stazione Foster riprogettata come nodo di scambio tra bus e treni. Deve vedere la priorità per quanto riguarda la gestione del traffico regionale, quindi dei pendolari, una forte connessione tra il traffico regionale e la possibilità di accesso all'alta velocità e viceversa. L'assessore ha espresso anche la posizione della Regione Toscana sulla vicenda dell'algoritmo che ha fatto aumentare del 33% in 10 anni il prezzo degli abbonamenti per i treni ad alta velocità. Penso anche che la Regione abbia tenuto fede a quelli che erano gli accordi e abbia aggiornato le sue tariffe e il pagamento del suo corrispettivo in maniera tale da non doverla coinvolgere in eventuali ulteriori provvedimenti. Intanto le proteste dei pendolari dell'alta velocità hanno già portato Trenitalia ad abbassare le tariffe.